Siamo sulla vittoria dell'Ucraina. L'Italia ha inviato diverse tranche di aiuti militari che rimangono però segretati. Già ordinato il via libera a nuove esercitazioni militari per preparare le truppe al fronte in Ucraina all'uso di armi nucleari non strategiche. Il governo italiano avrebbe deciso di varare un nuovo pacchetto entro il G7 di Puglia in calendario aggiunto. Armi con le armi. Carri armati, artiglieria pesante, mezzi per la difesa aerea e non solo. Da Europa e Stati Uniti la promessa di potenziare gli aiuti militari all'Ucraina. Fronte di guerra in Ucraina, 800° giorno di conflitto. Ucraina, Macron torna a evocare l'invio di truppe nel caso di avanzamento di Mosca. Buonasera a tutti. Mi chiedo come siamo arrivati a questo. Come è possibile che passo dopo passo ci hanno trascinato sull'orlo di una guerra mondiale? Io sono preoccupatissimo, perché non mi rassegno e non mi rassegnerò mai a un'Italia, a un'Europa trascinate in guerra. Ed è per questo che diciamo no a più armi, no all'escalation militare, no a un conflitto armato dagli esiti imprevedibili. Ci hanno insultato sin dall'inizio, vi ricordate? Ci hanno dileggiato in tutte le trasmissioni TV. Quando è stata scelta questa strategia, non solo i governanti sono andati avanti decisi, non solo sui vertici della NATO, ma c'è stato tutto un corredo, una campagna mediatica di accompagnamento. Ma noi su questo punto non abbiamo mai avuto 10 posizioni. Abbiamo riflettuto al nostro interno, ci siamo confrontati, abbiamo valutato tutti gli scenari e abbiamo da subito condiviso una linea politica univoca. Vogliamo essere costruttori di pace. Morire. E non solo, si sono inventati piani segreti. C'è un piano segreto. La Russia sta invadendo tutta l'Europa sino al Portogallo. Ci hanno raccontato di tutto, di più. Eppure ci hanno tenuta nascosta la notizia invece più vera, quella più essenziale. E sì, perché la guerra si poteva fermare da subito. Il Foreign Affairs è una rivista politica internazionale molto qualificata, ha pubblicato documenti inediti che certificano quel che già sapevamo, che si vociferava sotto banco, circolava questa voce tra le cancellerie anche europee, e cioè che a un certo punto c'è stato un passo, così siamo stati un passo a un negoziato di pace. Si poteva chiudere, ma poi i vertici della NATO, a partire da Boris Johnson a Washington, hanno detto no. E avete sentito la nostra premier con fare tronfio. Lei ha scommesso sulla vittoria militare sulla Russia. E attenzione, io chiedo a voi questa sera, ma chi decide quando è un momento della pace? Chi lo deve decidere? I governanti che stanno nei loro uffici, o dobbiamo deciderlo tutti noi, tutti insieme? Perché vedete, finora hanno deciso loro. I risultati quali sono?